Siamo al sesto della ripresa. Orlandi crossa un pallone per Cipriani, sul quale commette fallo Fanesi. E punizione. Mentre i padovani si schierano in barriera, Raise, che aveva sostituito lo stanco Vanoli, tocca furtivamente per Cipriani, che scatta e brucia a Benevelli. Un gol di rapina, insomma, che ha suscitato le proteste dei patavini, i quali sostenevano che i giocatori del Lecce avessero chiesto all'arbitro di far rispettare la distanza della barriera. Ma dalle riprese televisive ci sembra una ipotesi da escludere. Così, con questa rete trovata quasi per caso, il Lecce mantiene il passo nella corsa verso la Serie A. Ancora una volta sono stati i panchinari la carta vincente di Fascetti, Raise e Cipriani. Il primo, come detto, era subentrato a Vanoli, apparso affaticato, ed è stato uno dei migliori, dimostrandosi un jolly validissimo. Il secondo, che, ironia della sorte, è il capocannoniere del Lecce, era entrato nel primo tempo per rilevare Luperto.